Gli edifici a destinazione alberghiera si caratterizzano per un elemento certamente molto appariscente, che è l'inclinazione verso l'esterno di 5 gradi dei due corpi di fabbrica. A questo si aggiungano finestre disuguali e un particolare rivestimento in vetro nero. Ed ecco che la zona di Roppero si è arricchita di un altro importante segno urbano. Il primo quesito è la difficoltà per ottenere questa pendenza. Quando parliamo delle torri della fiera, la prima domanda che mi fanno è riguarda la pendenza, una pendenza del 5%, si percepisce molto. In realtà, dal punto di vista della difficoltà, questa non lo è. In effetti il problema è concettualmente abbastanza semplice, nel senso che esiste in maniera del tutto tradizionale un nucleo interno di servizi perfettamente verticale, solamente variano le profondità dei solai. Un minimo di difficoltà forse è stato nei ponteggi nell'adattarsi alla non verticalità della facciata. Faccio una breve digressione per mostrare come con lo stesso processo di disallineamento dei solai si può arrivare anche a effetti estremi di disegno di facciata. Una certa complessità invece la facciata. Ne parliamo con Angelo Lucchini, che ne ha curato l'ingegnerizzazione. La complessità della ingegnerizzazione delle facciate nasce da alcune volontà progettuali dell'architetto e da esigenze costruttive che nell'insieme hanno portato a individuare una soluzione del tutto innovativa. L'inclinazione delle facciate unito alla volontà di non far percepire dall'esterno il telaio delle finestre stesse ha dato luogo alla definizione di una soluzione di parete che, oltre a essere ventilata, è anche in grado di raccogliere al proprio interno l'acqua e di poterla condurre a terra attraverso delle speciali canalizzazioni che sono state inserite nell'intercapedine. Le esigenze invece costruttive, che partivano da un contenimento delle tolleranze di costruzione in un valore ridottissimo e inusuale per quella che è la consuetudine italiana, ha fatto sì che il sistema di sostentamento delle lastre dovesse essere un sistema molto agevole da installare, molto preciso nelle sue regolazioni e che permettesse il montaggio delle lastre in sequenza libera. Ciò è stato ottenuto con dei fissaggi innovativi a baionetta che permettono, con l'ausilio di ventose, di inserire e disinserire ciascuna lastra in ciascuna posizione.